Benvenuti o bentornati dal vostro Pippo Black. Oggi, come sempre, in questa serie, al mattino, parliamo di calcio. Ieri è andata in onda l'Europa League e la Conference League. Quindi hanno giocato la Roma e la Lazio per l'Europa League e la Fiorentina per la Conference. La Fiorentina ha vinto 3-0 contro Hertz, che pronuncia, e invece la Lazio è andata a pareggiare 0-0 con lo Sturm Graz e la Roma ha perso 2-1 contro il Betis in casa. Quindi la Roma che è terza nel suo girone con 3 punti, a meno 6 dalla prima, che è appunto il Betis. La Lazio che invece si trova terza con 4 punti, a pari merito con tutte le altre. Un girone veramente combattuto con il Feyenoord, con il Midtjylland e poi la Fiorentina che si trova seconda, se non sbaglio, con 4 punti. Poi volevo parlare anche un po' del Genoa, perché oggi ci sarà appunto giocare al Genoa contro il Cagliari in questa giornata di Serie B. Quest'anticipo al venerdì sarà una partita tosta, ovviamente, perché come ha detto Blessing loro arriveranno belli incavolati dopo il 4-1 subito contro il Venezia, e quindi bisognerà sempre essere concentrati e cercare di giocare come sappiamo fare, con i giocatori forti che abbiamo. Quindi niente, sarà una partita molto impegnativa oggi e bisognerà sicuramente vincerla per staccare appunto il Cagliari e diciamo mettersi lì in prima posizione, aspettando poi le altre squadre. E quindi niente, speriamo che vada tutto bene. Comunque io sarò allo stadio, vedrò se riesco a fare il video, perché ci sarà tanta gente ovviamente, perché noi tifosi del Genoa siamo i migliori, anche in sud. Oh, vabbè. Io spero che vi sia piaciuto il video, ci vediamo domani mattina, anzi stasera, vediamo. Sono il Filippo del futuro e vi dirò la formazione titolare del Genoa. Si giocherà con un 4-2-3-1, con in porta Martinez, in difesa Paiaz, Dragusin e Bani e Sabelli. I due di mediana saranno Strootman e Frändrup. In attacco Aramu, Gudmundsson e Jagiello, dietro la punta Koda. Questa sarà gli 11 del Genoa. Forza Grifone.